Allora, buongiorno, sono un po' zoomato perché devo leggere il... Spero si veda abbastanza bene, più che altro le mani, perché vedo che il viso è un po' sfocato. Sono qui da solo e siamo sul Melodic Rhythm, il numero 3A. Siamo in sol maggiore. Questo esercizio credo che sia uno dei più interessanti perché penso che sia uno dei più interessanti. Penso che si veda il manico così, eh? Sì. Perché per la tipologia di linee della melodia, soprattutto abbiamo molte alterazioni all'interno della tonalità, per cui per la tipologia di lettura è sicuramente indicata a chi vuole dedicarsi proprio allo studio della lettura e alla comprensione di essa. Questo libro io credo che non sia assolutamente come nessun tipo di libro alla comprensione di chi voglia suonare il jazz. Credo che io benché meno, ma non ci siano delle persone indicate a trasmettere questo tipo di musicalità se non chi alla fine poi suona, nel senso questa cosa. A parte qualche raro musicista che ho incontrato nella vita mia che è veramente da questo punto di vista talentuoso e lo trasmette suonando. Ci sono poi delle regole ferree, nel senso che ad esempio Luciano Zadro in termini di lettura e di comprensione armonica io penso che sia una delle persone molto preparate, molto severe e veramente indottrinate da questo punto di vista e ad esempio una di quelle persone che io raccomando. Nel senso, se si vuole fare un certo tipo di percorso, ma questo tipo di testo non racconta un discorso legato alla musicalità dello strumento. In questo caso, noi stiamo vedendo un discorso legato alle cadenze degli accordi l'uno con l'altro e a un certo tipo di discorso a livello meccanico di cambio della mano riguardo gli accordi l'uno con l'altro e poi la comprensione di lettura della linea melodica, per quello che è interessante, mi stavo un attimo fermando su di esso in discorso di analisi, adesso poi lo vedremo. Se dovessi fare un discorso di accompagnamento, adesso io lo devo leggere perché non mi ricordo com'è la parte. Vedi che siamo in G major. Per cui vedo questa parte, 1, si vede? Ecco, scusami, per cui lo vedo in questo modo. Per cui così chiudo la prima parte, adesso anche senza il click, la seconda parte ovviamente esclude la parte 1, dove dal turnaround chiudiamo in questo modo, per cui ripeto 1, 2, 3, 4. Riparto adesso per la seconda tranche, si bemolle sesta, sol minore settima, do minore setta, fa diesis dominant, si bemolle sesta e ovviamente andiamo su questo fa dominant con la quinta eccedente. Per cui questa parte di questo rigo sarà così. 1, 2, 3, 4. Per cui ecco, questa è la parte di questo rigo. Il successivo, ovviamente, abbiamo uno slash, per cui avremo una triade, primo rivolto di re col basso la, perché questo è quello che noi abbiamo compreso. C'è un articolo ben definito sul blog dove parliamo delle triadi, primo rivolto di re, in questo caso, come se la prendesse anche da qui, può anche andare bene, ma non è molto legata alle forme
perché se dovessi fare, abbiamo un Si minore, vedi che non è molto indicata, per cui è meglio sicuramente questa forma. Si minore 7, Mi dominant, La dominant, Re, La dominant quinta eccedente, Re sus quarta, Re dominant nona bemolle. Quindi in questo caso ovviamente avremo per cui queste due righe messe insieme suoneranno in questo modo. Partiamo da capo, no? Qui andiamo avanti. Qui adesso abbiamo Do diminuito, avrei potuto prenderlo anche qui, però lo prendo qui perché vedo subito un Si semi diminuito, Mi dominante lo prendo anche alterato, ma chi se ne frega, mi piace di più. Do minore sesta, lo vedi? Do minore sesta, Mi dominant nona bemolle, nine, nona bemolle. E per cui lo chiudiamo in questo modo. Allora, adesso suonandola dall'inizio fino alla fine, gli daremo questo senso. 2, 3, 4. L'abbiamo fatto ovviamente su questa linea degli accordi mostrati, come vedi, cioè è interessante per imparare delle forme di accordi sicuramente che magari potresti anche non conoscere, non essere abituato ad utilizzare, e a livello meccanico da questo punto di vista è interessante. Vediamo la linea melodica. Ok, tema 120. Vedi che è importante leggere, perché indipendentemente dal fatto che non sia un tema
che ne so, come quello di prima, dove vedi che in questo caso ci leggiamo comunque o al major di fa, dove seguiamo una linea di arpeggio, in questo caso ovviamente è restesa, no, perché la vedi. Per cui lui dice, e mette questo si bemolle. In questo caso, scusami, e soprattutto quando va in si bemolle, vedi, pausa. Scusami, riparto dall'ultimo rigo, il re. Vedi che ci sono state più di una modulazione, no? Proprio sulla linea melodica. Riprendiamo qui e facciamo ovviamente... naturale. Ovviamente qui invece faremo do, tri, stop. Ecco perché secondo me è importante magari studiarlo, non perché ci piace la linea, perché la linea, senza che nessuno si offenda, fa particolarmente pietà, ma per una questione proprio di lettura. Ne leggi 100 di linee così, io credo che in qualsiasi orchestra tu vada, non è che tu abbia problemi di lettura, voglio dire, non penso che nemmeno all'orchestra di Sanremo ti propongano delle linee un po' più difficili di queste, no? In termini di lettura, perché poi gli assoli o altre cose, a parte linee, ti danno l'opportunità di provarle almeno qualche volta, no? Per cui a prima vista in lettura ti si richieda delle cose. Non ti si richiedono delle cose che siano poi particolarmente più difficili delle 12 chiavi nel sistema di lettura della Berkeley. Per cui su questa cosa sono sicuro che persone come Luciano Zadro mi hanno sempre consigliato bene, sono delle persone di un'alta professionalità alle quali io faccio sempre i miei ringraziamenti, e alla Berkeley da questo punto di vista sono degli ottimi testi. Buon lavoro.